Palazzo Volpi è uno dei più belli edifici civili di Como. È situato in via Diaz ed è la sede della Pinacoteca cittadina. È stato costruito tra il 1621 e il 1629 su progetto dell'architetto Sergio Venturi, in quegli anni molto attivo a Roma. Infatti il palazzo è un incrocio tra le tradizioni architettoniche lariane e quelle romane. Alle prime si deve il portale imbugnato, alle seconde si devono le dimensioni, decisamente più elevate della media degli edifici comaschi, e il loggiato alla romana dell'interno. L'impianto è a U, ma l'ala settentrionale è incompleta. I lavori, infatti, furono interrotti in seguito alla morte del committente, il vescovo Volpiano Volpi. Per questa stessa ragione, la facciata è priva di decorazioni. Il palazzo è stato a lungo dimora nobiliare della famiglia Volpi e in seguito di un'altra importante famiglia comasca, i Canarisi. Nel XIX secolo venne acquistato dallo Stato, che ne fece la sede del Tribunale Giudiziario. Negli anni 70 del XX secolo lo Stato ha ceduto l'edificio al Comune di Como, che lo ha ristrutturato per trasformarlo in museo. La Pinacoteca è stata inaugurata nel 1989 e offre un notevole spaccato dell'arte comasca, dal Medioevo a oggi. La visita inizia al pian terreno, a sinistra dell'ingresso, con la prima sezione dedicata al Medioevo. All'ingresso è collocato un bel portale romanico, prelevato dalla chiesa del convento femminile di Santa Margherita di Como, chiuso in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose imposta da Napoleone nel XIX secolo. La sezione ospita sculture e affreschi risalenti al periodo compreso tra il VI e il XIV secolo. Molto interessante è anche la sala didattica dedicata alle tecniche di lavorazione della pietra, un'attività che all'epoca era molto diffusa in zona. Nell'ala opposta al pian terreno vi è la sezione rinascimentale divisa in tre sale. La prima sala raccoglie opere provenienti da collezioni private. Tra queste spicca la Vergine evocata attribuita a Jacomard Basaut. Nella sala centrale sono custoditi alcuni ritratti appartenenti alla collezione di Paolo Giovio, un famoso letterato comasco del Rinascimento e importante collezionista d'arte. Nella terza sala, infine, sono raccolte rilevanti opere del Rinascimento lariano. Tra queste, il bell'affresco della Madonna con Bambino tra i Santissimi Cosma e Damiano del 1515 circa. Al piano superiore vi è la quadreria, che raccoglie opere dalla Controriforma al XIX secolo. Si tratta soprattutto di dipinti e soggetto sacro provenienti da edifici religiosi della zona, soppressi da Napoleone. I pezzi più pregiati sono La caduta degli angeli ribelli, del Morazzone. San Giuseppe e il Bambin Gesù, di Paolo Pagani. Il ritratto di Vespasiano Gonzaga, di attribuzione incerta.
e lo splendido ritratto di Gentildonna a firma di Alessandro Magnasco. Al secondo piano, infine, vi è la sezione dedicata al Novecento, un periodo artisticamente molto vivace per la zona di Como. Il futurismo lariano è rappresentato dall'architetto comasco Antonio Sant'Elia, di cui qui sono conservati alcuni disegni. La sala dedicata al razionalismo ha come protagonista assoluto l'architetto Giuseppe Terragni, che visse e lavorò per molti anni a Como. Due sale, infine, sono destinate all'astrattismo, con importanti opere di Mario Radice, Manlio Ro, Carla Badiali e Aldo Galli.